la giornata di mobilitazione degli operai della Whirlpool, lei ha partecipato al corteo e ha chiesto un incontro al ministro. Ci sono novità in questo senso? Sì, come sono tornato in ufficio è arrivata la chiamata del ministero, vedo il ministro Patuanelli domani mattina alle 18, quindi nell'ambito anche di una serie di incontri che ho cominciato a fare già dalla settimana scorsa al nuovo governo, sto incontrando ministri, rappresentanti del governo, per subito rilanciare una cooperazione istituzionale di altissimo livello tra la città di Napoli e il governo nazionale. Domani porterò al ministro Patuanelli la rappresentatività concreta che la lotta delle operaie e degli operai della Whirlpool non è una loro battaglia, ma è la battaglia della città. Il governo deve dimostrare la sua autorevolezza nel far rispettare un accordo del 2018 che il governo nazionale, Whirlpool e rappresentanti sindacali firmarono poco meno di un anno fa. Quindi lo Stato deve mostrare la sua credibilità, tra lo Stato e le multinazionali prevale lo Stato, perché lo Stato mette al centro il diritto del lavoro, articolo 1 della Costituzione, noi non possiamo consentire che 400 persone vadano a casa per una scelta industriale di voler delocalizzare all'estero, salvaguardare le altre aziende in Italia e guarda caso chiudere Napoli. Quindi noi andrò a portare il segno, il governo deve sapere che se questa partita non viene presa seriamente e concretamente dal governo, noi la interpretiamo come un attacco alla città. Attacco alla città significa l'attacco alla capitale del Mezzogiorno e quindi noi non accettiamo né prese in giro né discriminazioni. Quindi domani è un incontro importante, io sono convinto di trovare nel ministro la sensibilità adeguata per risolvere questa vertenza che sta portando all'esasperazione famiglie e che rischia di trasformare una giusta vertenza sociale per il lavoro in una questione di ordine pubblico. Questo diviene inaccettabile e per questo io ieri stavo ancora una volta in mezzo ai lavoratori, perché se è una questione di ordine pubblico diventa una questione di ordine pubblico anche nei confronti del sindaco e non credo che possiamo trasformare questa in un'operazione di manganellate nei confronti degli operai e del sindaco di Napoli. Ecco, quindi è una partita. Se qualcuno la vuole trasformare in un conflitto armato sappia che si mette contro la città.